L'incertezza nelle misure indirette si calcola con quel metodo matematico che si chiama la propagazione degli errori. Le misure indirette sono quelle delle grandezze derivate, come per esempio l'area di un tavolo che viene misurata non in maniera diretta, ma moltiplicando i lati del rettangolo. La cosa difficile è calcolare l'incertezza sul valore di una grandezza derivata o indiretta. Nel caso delle somme e delle differenze, per ottenere l'incertezza sulla misura finale, bisogna fare la somma delle incertezze delle misure dirette. Per esempio, se abbiamo misurato queste due masse, M1 e M2, la massa totale è data dalla somma di M1 e M2, quindi 3,45 kg, e la sua incertezza è la somma delle incertezze, cioè degli errori assoluti, e quindi 0,05 kg. Questa è la formula, l'incertezza sulla somma di due misure, come anche l'incertezza delta sulla differenza tra due misure, è la somma delle singole incertezze, l'incertezza di A più l'incertezza di B, delta A più delta B. Sul prodotto e sul quoziente la cosa è un pochetto più complicata, perché bisogna sommare le incertezze, non quelle assolute, ma quelle relative, gli errori relativi sulle singole misure. Dunque, nella moltiplicazione A per B e nella divisione A diviso B di due misure dirette, bisogna sommare l'errore relativo di A, delta A su A, con l'errore relativo su B, delta B su B. E in questo modo si ottiene l'errore relativo sulla moltiplicazione delle due grandezze, oppure sulla divisione delle due grandezze. Se poi la moltiplicazione è fra tre grandezze, o anche più di tre, la regola è sempre la stessa, bisogna sommare tutti gli errori relativi. Nei video precedenti abbiamo già visto come si fa la propagazione degli errori nelle somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni e abbiamo anche svolto alcuni esercizi.